amici, siamo tornati nella mappa Completa il Monumento, dove dobbiamo trovare le pergamene per evocare la Fenice leggendaria. Signori, l'ultimo episodio, o meglio, il primo episodio, vi è piaciuto tantissimo. Lasciate mi piace anche in questo, come in quello precedente, che spacchiamo tutto e non poco. Se non l'avete visto, vi invito ovviamente ad andarlo a vedere, così almeno avete la storia continuativa e capite un po' come funziona. Ma adesso iniziamo. Allora, nell'ultimo episodio ci eravamo lasciati al dungeon dove abbiamo preso appunto la pergamena. Però avevo fatto altre due o tre cose che vi ho saltato, perché niente di che, niente di troppo interessante. Fatto sta che però abbiamo trovato l'ascia di diamante. E vabbè, poi un arco e la mela d'oro, ok. Però la cosa più interessante era l'ascia di diamante. Quindi, ci trovavamo in questa sorta di palazzo miniera, non so come chiamarlo, non ne ho idea sinceramente. E volevo esplorarlo. Qua non c'è, cioè sono ha detto 100% sicuro che qua non c'è la lana, o meglio la pergamena, chiamatela come volete. Però vorrei vedere un po' cosa c'è. Saliamo per di qua, metterei anche un paio di torce, ma non servono. E signori, gambali di diamante. Sì, finalmente. Ah, è vero, ecco, ci siamo trovati anche l'armatura di diamante. Vero, 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 vero. Vero, 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 vero. Ora, l'unica cosa che mi servirebbe, non mi viene in mente il nome, non mi viene... è vero, anche la barca ho esplorato, e questa barca avevo trovato i gambali di diamante. Non c'è niente, non c'era assolutamente niente sui gambali. Ora, da qui voglio vedere un po' la zona. Del tipo, di lì c'è un mega castello e direi di andare ad esplorarlo. Lascio giù qualcosina di troppo che non ci serve, tipo ste cose non servono, quest'arco non serve. E ok, possiamo stare così, perfetto. Quindi scendiamo e andiamo dritti verso quel castello. Il cavallino l'abbiamo perso per sempre, è stato un onore trovarti. Qua sento tra l'altro anche delle robe strane, ma vabbè. La spada, mica ce l'avevo di ferro la spada. Ok, pensavo di averla di ferro, ero abbastanza sicuro. Facciamo finta di niente, cambiamo un po' l'inventario e andiamo ad esplorare qua. Però è pieno di ceste, quindi tra l'altro sento anche i ragni. Mi esploro un po' la zona e speriamo di trovare qualcosa. Troveremo qualcosa secondo voi? Scrivetemelo nei commenti. Attenzione, abbiamo trovato qualcosa. guardate qua. Allora, questo credo sia ferro. Sì, non ne ho la certezza, credo sia ferro. Appunto perché queste mappe hanno delle skin un po' particolari per un po' tutto. Tra l'altro mi sembra anche di aver visto del diamante. Non vorrei dire una castroneria, però mi sembrava di averlo visto. Vedo solo ragni per il momento. Che schifo, mi fate ribrezzo. Mi fate ribrezzo, andate via. Andate via. Perfetto. Ok, ho trovato una caverna. Mi sa che non c'ero mai entrato. Vediamo di esplorarcela tutta. Non so se c'è la lana, anche se non credo. Io mi sono stufato di continuare a chiamarla lana. La chiamo perennemente lana, ma so che si chiamano pergamene. Vediamo, dicevo, cosa c'è in questa cavernuncola. Ci sarà qualche troll. Ecco, salve signori zombie. The Walking Dead. The Walking Dead, previously on AMC, is The Walking Dead. Perfetto. Cesta per noi. Ok, allora. Dicevo, gambali, spada di ferro, che è esattamente quello che volevo. Ce lo prendiamo, lasciamo giù queste cose che non ci servono. Anche se in realtà un letto me lo potrei fare, Ma sì, dai, non era male come caverna. C'erano i gambali, anche se li avevano già trovati. Però in realtà io, più che le caverne e le cose varie, vorrei trovare le pergamene. Ora, non abbiamo più cibo, mangiamo qualcosa. Allora, signori, ho ritrovato il cavallino, ho fatto un po' di strada, ve l'avrò tagliato. Siamo arrivati alle lava pools, alle piscine di lava. Ora, possiamo arrivare, cioè, pardon, andare o di qua. Di là c'era il segno di una fenice, però vabbè, dai. Ce ne andiamo di qua, esploriamo un po'. Oh, 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 wow, wow, calmi, fatemi scendere. Allora, arco alla mano e spara. E spara e spara. Allora, questi qua sono abbastanza cattivi, anche se non fanno troppo danno. È lui che tira le sberle in testa e fa un botto di danno. Aia, aia, guarda che sberle. Azzata, esfatra, straparà, shakalakala, pragaragaragara, bregaga. Ok, era un momento di disagio mentale. Chi è che mi sta... No, no, l'Enderman è tornato, signori, è tornato. È tornato come nell'episodio precedente. Dov'è? Ok, enderpearl, 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 perfetto. Allora, cavallino, ok, scusa. Allora, mangiamo a cavallo, che è tipo come mangiare nel letto, ovvero non si potrebbe fare, ma lo fanno tutti. Ce ne andiamo di qua, e lì c'è una cesta sopra la lava. E io direi di andarla a prendere. Che palle sti qua. Cosa volete? Cosa volete?
Guarda quanti sono e si sono triplicati. Hanno figliato, hanno fatto figli. Ma che siete morti tutti. Schifosi. Luridi. Aia. 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 Guarda che mi tirano un botto di knockback. Ma andate nella lava. Andate nella lava. Vai nella lava. Non vorrei morirci. Grazie. Quindi ci facciamo del pillar scale. Scale pillar. Rubar placca. Libro incantato protezione 1. Non ci interessa. Ora riprendiamo. Dov'è il cavallino? Vieni cavallino. Ma perché? Cesta. Bravo cavallino. Mi hai fatto notare la cesta. Sei stato bravo. Non c'è niente in realtà. Quindi cavallino, sei stato un po' un idiota. Mi hai fatto solo perdere tempo. Ah, salve. Salve. Credo che in questa caverna ci sia roba. Ma per il momento non la voglio esplorare, perché voglio andare col mio cavallino di fiducia a trovare la pergamena. Allora, siamo in una caverna. Siamo usciti da una caverna, siamo entrati in un'altra. Ok. Allora, sto ragno mi ha urtato e non poco. Non saprei dove andare. Credo di qua. Di entrare in una caverna con un cavallo. Allora, intanto non l'ho mai fatto. E poi è abbastanza disagiante come cosa. Cesta per noi. Oh yes. Oh yes. Baby. Perfetto. Abbiamo trovato la spada di diamante. Basta. Ce ne possiamo andare. Fine. È stato un piacere. Io me ne vado. E me ne tornerei su da queste scale. Senti cavallino, sei troppo fastidioso per i miei gusti. Ti abbandono. Mi dispiace. So che tu mi volevi bene. Io ti volevo bene. Non troppo in realtà. Però un pochino mi c'ero affezionato. Però eri troppo lento. Quindi se ne trovo un altro ti sostituisco. Tra l'altro qui c'è un'altra cesta. Vediamo. Niente di che. Allora, sono belle ste miniere di lava, eh. Però non c'è nessuna pergamena. Non so, non le vedo, quindi vabbè, mi accontento di non trovare nessuna pergamena. E più che altro seguirei l'altra. Oddio, c'è un altro Enderman. Che fastidio gli Enderman. Che fastidio. Seguirei la strada del non Enderman. Ok, c'è un altro cavallino. Perfetto, perfetto, perfetto. Quindi me ne vado di qua. Enemies are lurking nearby. Allora, sento un botto di casino, ma non vedo la... Ah, è là sopra. È partita la musica molto alta, quindi me la abbasso un attimo. Sapete cosa? Non vedo nemici. Ora, due sono le opzioni. Opzione numero uno. È buggato, ma non credo. Opzione numero due. Dato che questa è un'arena e lì c'è una cesta, bisognava venirci di notte. Sono abbastanza sicuro. Quindi, dato che noi ci siamo venuti di giorno, abbiamo un po' raggirato il sistema. Ok, congratulations, Magic Sword Found. Credo sia la più facile che io abbia mai preso nella vita delle vite. Seguirei la strada per trovare l'altra pergamena. Dove siamo? Frost Forest. Allora, Frost Forest. Ah, era questo il coso. Ok. Quindi fatemi capire un po'. Arctic Castle preso. Boh, o Arctic Village o Arctic Castle abbiamo già preso, non mi ricordo quale. Frozen Lake no. Le miniere mi sembra di no. Questo sì. E l'Igloo Village sì. Quindi dobbiamo andare al Frozen Lake. Mi sembra di sì. Oh, 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 cosa volete, cosa volete? Allora uccidiamo questi, poi nel prossimo episodio andiamo a despugnare le miniere. Ovviamente questo è stata una pergamena facilissima. Tra l'altro, signori, con la spada di diamante non vi dico neanche i danni che faccio. Io, signori, mi tolgo le cuffie. Direi che per questo episodio è tutto. Mi sistemo un attimino qua. Abbiamo quindi preso una pergamena che diciamo era la più facile, abbiamo lootato bene, abbiamo preso robe di diamante ed è stato interessante. Vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento domani alla solita ora con un nuovo video. Ciao!